Come classico consiglierei Le avventure di Pinocchio, innanzitutto perché è un libro che non tramonta mai, ha sempre qualcosa da dire, e poi è un libro che non è soltanto il desiderio di un bimbo, di un padre che vuole un bimbo, di un bimbo e si costruisce un bimbo di legno, e quindi c'è un desiderio di paternità, ma è anche, il desiderio di un figlio che deve salvare il padre, perché in realtà è Pinocchio che salva il padre, non è il padre che salva il figlio. Quando avrà salvato il padre, allora finalmente diventerà uomo. Come libro contemporaneo, ho letto di recente Italo di Ernesto Ferrero. Non è soltanto la biografia romanzata di Italo Calvino, di cui abbiamo appena celebrato il centenario della nascita, è il ritratto, è un romanzo della letteratura, è il ritratto di uno scrittore, fatto da uno scrittore che conosceva dal di dentro le cose che racconta. Perché Ernesto Ferrero è stato collega, compagno di scrivania dentro Einaudi, per cui ci restituisce un ritratto di uno scrittore che è sempre stato uno scrittore inquieto, sempre alla ricerca di qualcosa che andasse contromano rispetto alle mode del tempo. Ed è il ritratto di uno scrittore probabilmente il più importante che abbiamo avuto nel Novecento.